Erano da poco passate le 9 stamattina quando una Opel Agila che stava percorrendo strada Larizia fu uscita autonomamente dalla carreggiata. Niente da fare per l'uomo alla guida, un veronese di 76 anni, residente a San Massimo, colto probabilmente da un malore. Illesa invece la moglie. L'auto, che stava transitando in direzione Verona, ha prima invaso la corsia opposta, per poi abbattere un palo della luce e un tratto di recinzione, finendo fuori strada in un campo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha tentato invano di rianimare l'automobilista, morto poco dopo sul posto.